Ciao, siamo Studiarrante Architetture. Studiarrante è un collettivo formato da Paolo Borghino, Sara Becchio e Andrea Tomasi. È un progetto, un gruppo di lavoro che nasce insomma nel 2009, quando io e Paolo ci conosciamo e iniziamo a lavorare insieme intorno al 2010-2011. Da poco si è aggiunto anche Andrea. Ciò che ci accomuna è il Politecnico di Torino, siamo tutte e tre laureati al Politecnico di Torino e poi abbiamo avuto qualche esperienza all'estero. Paolo ha lavorato a Pechino, in Cina, e in Danimarca, io ho lavorato a Parigi, e in seguito in Olanda e poi torno da una recente esperienza dalla Spagna. Il nome Studiarrante era nato essenzialmente per il fatto che non esistesse una vera entità, non è tutt'oggi uno studio formalmente costituito e non aveva quindi anche una fissa dimora, insomma, e allo stesso tempo è un gioco di parole che serve ad introdurre il nostro rapporto con il nostro approccio progettuale, cioè il fatto che l'errore, l'imperfezione entri a far parte in qualche modo del processo progettuale. Abbiamo realizzato questo progetto Wood and the Dog, che è stato pubblicato nella rivista Casabella nel numero di dicembre, che era appunto dedicato ai progettisti under 30 e che è qui nella sezione di innesti. Wood and the Dog è diciamo il primo progetto costruito di Studiarrante. È una piccolissima costruzione in provincia di Cuneo, in un contesto che ha perso anche la sua identità. Ci siamo trovati a operare appunto in questo contesto che ci ha imposto di mantenere una porzione di un vecchio piccolo fabbricato che concludeva lo spazio di un cortile, e per questioni urbanistiche abbiamo appunto dovuto mantenere questo muro, seppure non fosse di eccelsa qualità, insomma. Ma è diventato proprio in questo caso l'innesco per poter progettare questo piccolo edificio, e di qui è partita il resto della costruzione, che è esplicitamente in legno. Una cosa interessante che introduce anche il rapporto che abbiamo con la processualità anche manuale del fare le cose manualmente, aver utilizzato per il rivestimento dell'edificio una tecnica giapponese per proteggere e impermeabilizzare il legno, che utilizza appunto la tecnica della carbonizzazione. Per il resto è un edificio molto semplice, trapezoidale, che però al suo interno ha diverse funzioni. La funzione principale è quella di legnaia. Questa necessità si esprime nella distanza tra le lame in legno, che consente una reazione per poter far essiccare la legna. Sul fronte sud invece c'è una seduta pubblica, diciamo sia per i committenti sia per discutere alla sera di fatti avvenuti durante la giornata nel piccolo paese in cui appunto esiste questa costruzione. Noi abbiamo letto tutta l'opera di Expo come un valore che è esplicitamente monetario, ma monetario nella quantità di materiale utilizzato nella sua costruzione. Il punto focale è stato quello di dotare, diciamo, l'inizio di questo processo di un polo che in qualche modo recuperasse, distruggesse, smantellasse progressivamente il sistema piastra. In questo caso, questo centro di dismissione, che noi abbiamo chiamato centro di dismissione di materiali di qualità, si occuperà inizialmente di ridonare, ripermeabilizzare le zone che sono state impermeabilizzate da tutta la costruzione di Expo. Parallelamente a questo abbiamo individuato nelle zone resistenti, che sono le zone che banalmente in Expo chiamano edifici per servizio, quindi quasi trattati di bassa qualità, ma che secondo noi invece sono quelli, diciamo, più adatti e più versatili anche per un futuro, diciamo, di tutta l'area. Questa superficie ripermeabilizzata l'abbiamo considerata in molteplici modi, con una successione di paesaggi attivi più o meno antropizzati, quindi si va diciamo da paesaggi attivi, diciamo, in un senso più agricolo, paesaggi della dismissione, fino ad arrivare invece
ad un'intera zona lasciata, diciamo, a paesaggio marcito, lacustre, ma nella quale possa esplicitarsi una maggior biodiversità, biodiversità auspicabile, diciamo, in tutta l'area, insomma, in tutto il processo di Expo e per il suo futuro. Basta.